Allora, volentieri di ritorno da un'impegnativa missione in Cina, abbiamo scelto, ho voluto passare anche qui a Parigi a salutare gli atleti, a ringraziare l'organizzazione, il CONI. Penso che sia un dovere delle istituzioni esserci, soprattutto per questi ragazzi, per queste ragazze che, come voi sapete, fanno sacrifici per anni, solamente per pochi minuti, sperando di sentir suonare l'inno nazionale, di vedere sventolare la bandiera tricolore. Penso che la nazione nel suo complesso debba dire grazie a loro per questi sacrifici, per questo impegno, per questa dedizione. Quindi ho pensato che fosse giusto e necessario esserci, seppure molto velocemente. Che gare vedrà il Vedremo oggi, credo, la pallavolo, quello che c'è ovviamente, vedremo la pallavolo, vedremo la ginnastica artistica, le ragazze della ginnastica artistica, ma insomma, ogni gara è bella, ogni gara è importante, credo anche insomma, che a loro non faccia differenza se tra il pubblico c'è anche il Presidente del Consiglio oppure no. Però chiaramente è un altro modo, no, di tifare, perché poi io sono una tifosa come ciascuno di noi, che mentre facciamo il nostro lavoro siamo soprattutto tifosi dell'Italia, dei nostri atleti, e quindi è una bella giornata, dai. La Senna l'ha ricordato il Tevere, come ha detto il ministro Abodi. Guardi, ancora non l'ho guardata bene per capire, però sì, insomma, sicuramente i due fiumi si somigliano, penso che scegliere di fare la gara di triathlon nella Senna fosse una scelta, diciamo così, suggestiva. Poi ho visto che ha creato molte polemiche, non entro nella materia perché insomma non so, sono materie che attengono più, diciamo, la scienza da questo punto di vista, e cerchiamo di evitare le polemiche, ecco, però. Roma e Parigi sono due città unite da un gemellaggio ormai quasi secolare. Vedrà il presidente Emmanuel Macron questa volta o no? Guardi, il presidente Emmanuel Macron siamo in contatto, lui oggi non è a Parigi come penso sappiate, quindi dipende se tra quando lui torna e quando io riparto riusciamo a incastrarci, se riusciamo volentieri, i nostri staff si stanno sentendo per capire gli orari. E sulla polemica sul transgender, la nostra atleta è stata sconfitta proprio poco fa prima del suo arrivo. Non sono d'accordo con la scelta del CIO, non sono d'accordo da anni. Quando nel 2021, se non vado errata, il CIO cambiò il regolamento su questa materia, noi presentammo al tempo una mozione, per segnalare, diciamo, le conseguenze che questo poteva avere, perché è un fatto che con i livelli di testosterone presenti nel sangue dell'atleta algerina, la gara in partenza non è una gara, è una gara che non, diciamo, non sembra equa. Che c'erano anche profili, diciamo così, legati alla sicurezza, e penso che bisogna fare attenzione nel tentativo di non discriminare a discriminare. Perché io sono anni che tento di spiegare che alcune, diciamo, tesi portate all'estremo rischiano di impattare soprattutto sui diritti delle donne. Io penso che atleti che hanno, diciamo, caratteristiche genetiche maschili non debbano essere ammessi alle gare femminili, e non perché si voglia discriminare qualcuno, ma per tutelare il diritto delle atlete di poter competere ad armi pari. Quindi non ero d'accordo con la scelta nel 2021, non sono d'accordo con la scelta oggi. Ringrazio Angela Cariti chiaramente per come si è battuta, anche se non siamo riusciti a vederla, abbiamo visto solo dei piccoli flash. Ah, si è ritirata. Mi dispiace ancora di più. Mi dispiace ancora di più. Io mi ero emozionata ieri quando lei ha scritto combatterò, perché in queste cose sicuramente conta anche la dedizione, conta anche la testa, conta anche il carattere. Però poi conta anche poter competere ad armi pari. Questa, dal mio punto di vista, non era una gara pari. Grazie, buon Grazie a lavoro. tutti. Grazie.